scorso, del venerdì sera, il dirigente del Gioiosa Ionica Scali, come abbiamo avuto modo di anticipare, le decisioni del giudice sportivo non sono stati morbidi nei confronti del Marina di Gioiosa, gara persa, ma soprattutto anche del Gioiosa Ionica che esce sconfitto adesso ufficialmente dal terreno di Gallico. Qualcuno, come la dirigenza del Gioiosa, aveva sperato che naturalmente le decisioni del giudice sportivo fossero per una vittoria del Gioiosa a tavolino. Scali, così non è stato, c'è tanta rabbia. Come avete dunque appreso questa notizia e come la commentate? Buonasera Scali. Buonasera, ciao Nicodemo. E no, niente, com'è che l'abbiamo, che la commentiamo? Quello che ha scritto il signor, ecco, l'arbitro, è chiarissimo, perché squalificando un calciatore della Gallicese per 7 mesi, squalificando il presidente per 6 mesi, dando 2 giornate di squalifica del campo, più si deve giocare fuori casa, in campo neutro, a porte chiuse. E più di questo penso che non poteva succedere. Quindi la gara è stata una gara sicuramente con un nervosismo in campo, non da parte nostra ma da parte dei tifosi contro l'arbitro, quindi non c'era la regolarità della gara sicuramente, e io la vedo così, dopo quello che il giudice sportivo ha deciso, ecco, nei confronti della Gallicese. Quindi è stata una gara sicuramente falsata, nel senso che non è stata una gara tranquilla, ma tranquilla per niente, perché se no il giudice sportivo non poteva dare tutto quello che ha dato, ecco, perché 2 giornate di squalifica al campo, più una multa di 500 euro, quindi penso che le cose non stanno andando come devono andare, quindi la Lega avrà fatto qualche errore su questa decisione, ha fatto qualche errore sicuramente, ma noi come società andiamo avanti. Questa volta andiamo avanti veramente, perché questa presa in giro non ci va bene, a fare ricorso a spendere soldi e poi, ecco, solo a spendere soldi, perché non è la prima volta. Noi abbiamo fatto tantissimi ricorsi e sempre in primo grado, alla prima volta ci mandano a casa e ci fanno solo spendere i soldi per il ricorso, che sono 80 euro più perdere tempo, ma non va bene perdere tempo. Questa volta, ecco, l'US Gioiosa va avanti veramente. Ecco Scali, mi sente? Sì, allora, le volevo chiedere, avevate ricevuto delle rassicurazioni quel giorno, quando sono successe i fatti a Gallico, di continuare la partita, perché c'era un problema di ordine pubblico che però poi sicuramente la gara, secondo quello che ha refertato il direttore di gara, sarebbe stata data vinta al Gioiosa. Così non è accaduto. A questo punto possiamo dire che il direttore di gara ha certamente fatto disputare la gara per una questione di ordine pubblico, ma anche perché voleva che la gara si completasse al 90° minuto. Ma io non riesco a capire quello che ha fatto il direttore di gara, perché quello che ha fatto è sbagliato, ecco, secondo me quello che ha fatto è sbagliato, perché ti dico subito, una gara che era 1-0 per i padroni di casa e c'è stata un'invasione di campo che volevano picchiare l'arbitro, giusto? L'arbitro ha sospeso la gara, sospendendo la gara per una volta per circa 10-12 minuti, sospesa la gara, riprende la gara. Dopo pochi minuti, altri 4 minuti, viene sospesa per la seconda volta perché c'era un tifoso che voleva aggredire il guardalinea. Sospende la gara per la seconda volta. Quindi assicura ai nostri calciatori di continuare e di andare con calma, perché per lui la partita è finita. Poi, che cosa succede? Riprende la gara un'altra volta perché sono intervenuti sia la polizia per cercare di sistemare un po' la situazione, e quindi la riprende un'altra volta, quindi i nostri giocatori che cosa fanno? Giocano una partita tranquilla, tanto per noi la partita era finita, e quindi per noi e anche per l'arbitro, perché l'arbitro ha detto questo, noi abbiamo fatto una partita tranquilla, perché in quel caso poi che cosa succede? Dopo la seconda volta che sospende la gara, non è che è finita là, perché la sospende per la terza volta, perché c'erano ancora persone in campo, quindi una partita non c'è stata perché c'era moltissima paura in campo,
molta paura in campo, sia per quanto riguarda l'arbitro, che aveva paura perché ormai quando entravano da tutte le parti. Ma io a me non interessa dell'arbitro, di niente, a me interessa solo l'incolumità dei nostri giocatori. Quindi noi avevamo dei ragazzini, come c'erano tutte le squadre, 94, 95, 93, che sono obbligatori, che la Lega ci obbliga ad avere 4 fuori quota in campo e 4, diciamo, automaticamente uno deve portare in partita, certo, altri 4 fuori quota. Quindi noi avevamo 8 ragazzini che formavano la squadra, che scusami, secondo te, vedendo tutte queste persone che saltavano, che cosa avevano, che cosa possono pensare? Dici, ma chi me la fa fare a me di giocare qua e di rischiare veramente? Ecco, anche noi, anche nel nostro animo, chi ce la faceva fare a segnare un gol? Se noi segnavamo un gol, tu sai che cosa succedeva là? Perché se sull'1-0 volevano picchiare l'arbitro, immaginiamo se noi pareggiavamo la partita. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il gioco che voleva l'arbitro. Certo, per proteggere anche sia i nostri calciatori sia l'arbitro, per proteggere un po' tutti. Situazione sicuramente difficile. Io voglio dire solo una cosa, guarda. Ma arrivato a questo punto, se la Lega decide questo, il giudice sportivo decide questo, noi ci siamo confortati in modo esemplare, perché non abbiamo protestato, non abbiamo fatto niente in campo, siamo stati tranquilli al 1000 per 1000, e dopo le parole dell'arbitro, il signor Montesanti, eravamo ancora più tranquilli noi, perché se no a noi ci conveniva, arrivati all'87esimo, perché lui l'ha chiusa pure prima la partita, ci conveniva fare un po' di caos pure noi, un po' di parapiglia pure noi, in modo tale che ce l'avano persa tutti e due. Arrivati a questo punto, se la Lega vuole questo, ci conveniva noi, che non ci comportavamo bene, che ci comportavamo male pure noi, in modo tale che se facevo parapiglia, tanto a noi ce l'hanno data persa, automaticamente gliela davano persa tutte e due se noi facevamo caos, e ci tenevamo la Gallicese 6 punti sotto. Ci conveniva fare questo, quindi non conviene essere educati, non conviene. Scali, intanto noi ci auguriamo che episodi del genere non si verifichino più nei campi di calcio, perché giustamente speriamo che ci siano sempre delle gare tranquille, perché la gente vuole venire è normale, allo stadio anche per divertirsi. La nostra linea è questa, noi è da oltre 4 anni che non prendiamo una multa in casa. Noi da oltre 4 anni siamo una società invidiata da tutti, perché ci comportiamo in modo esemplare, e a livello di disciplina nella Lega siamo uno dei primi come squadra a livello di disciplina, e possiamo vincere la Coppa Disciplina anche. Ma questo non vale niente. Io da ieri, guarda, quando ho visto quello che ha scritto il giudice sportivo, ho capito solo una cosa, che quello che facciamo noi è sbagliato, non è giusto quello che stiamo facendo noi, perché la Lega non vuole questo. La Lega, gli arbitri non vogliono questo, non vogliono tutelare le società che si comportano bene, perché non le vogliono tutelare. Guarda, queste cose ieri, se il giudice sportivo ha deciso di squalificare il campo per 2 giornate, loro devono giocare a porte chiuse, 500 euro di multa, e squalifica per 7 mesi a un calciatore perché dice che ha aggredito l'arbitro, non so che cosa dice il referto preciso, perché domani ci arriva, al presidente 6 mesi. Quindi che cosa è potuto succedere in quel campo secondo voi? Anche chi non ha visto niente. Era una partita tranquilla, secondo te, Nicodemo? Le dico subito, Scali, che il giudice sportivo ha deliberato di squalificare per 2 giornate effettive di gara con decorrenze immediate il campo di gioco della Gallicese, con obbligo della disputa delle stesse gare a porte chiuse, e infligge, come lei già diceva, alla Gallicese l'ammenda di euro 500, e dunque ha rigettato poi il vostro reclamo confermando il risultato. E questo, c'erano le squalifiche che ha fatto la settimana precedente anche? C'erano le squalifiche che aveva fatto già la settimana precedente? Sì, lo so. Dei calciatori, del presidente, quindi io... vuol dire che era tutt'altro, Scali, che una partita di calcio quella là. Scali, io capisco. Non è stata una partita di calcio.
Scali, io capisco la sua rabbia, la rabbia, di tutta la società. La rabbia mia di Scali come socio dell'OS Gioiosa e di tutta la società, di tutta la cittadinanza, di tutti i calciatori, dell'allenatore, di tutti, guarda. Io ti dico una cosa, questa volta non ci fermiamo davanti a niente. Andiamo avanti fino alla fine. Andiamo a Roma, andiamo in Australia, andiamo in tutti i posti del mondo. Stavolta non ci fermiamo, perché non è possibile che ci prendano in giro in continuazione. Questa è una presa per i fondelli, non va bene così. Non va bene così, questa volta noi andiamo avanti, perché è inutile che ci dicono fate ricorso, perché questo fate ricorso lo fanno tutte le società. E poi che cosa succede? Che loro si prendono, la Lega si prende 80 euro di ricorso e più, ecco, a loro gli conviene fare multe che guadagnano solo soldi. Io quello che voglio dire solo una cosa, noi sabato a Gallico abbiamo fatto una partita, quindi quello che è successo, noi non c'entravamo niente di niente, perché quello che è successo tra la squadra di casa, la Gallicese e l'arbitro, noi eravamo per i fatti nostri, con noi non aveva niente nessuno e quindi, però gli unici penalizzati da questa situazione è stato il Gioiosa Ionica, penalizzati per quale motivo? Io te lo dico il motivo, perché il Gioiosa Ionica è l'unica che non c'entrava niente nel parapiglia, perché il problema era tra arbitro e tifosi della Gallicese e giocatori anche perché della Gallicese. Quindi alla fine della situazione al Gallico Gallicese hanno dati 3 punti, quindi hanno dati 3 punti, giusto? Alla Lega sono arrivati i soldi, certo. Nostri, i soldi nostri del ricorso, Scali. E i soldi della multa, ok? Quindi la Gallicese ha guadagnato 3 punti. La Lega ha guadagnato sia i soldi della multa e sia i soldi che abbiamo fatto noi ricorso. L'unica squadra a rimettere siamo noi. E non c'entravamo niente di niente. L'unica squadra che ha rimesso in quella circostanza è stato l'US Gioiosa Ionica. Ecco, io te lo dico. L'unica squadra che ha rimesso è stata l'US Gioiosa Ionica. Scali, io prima di salutarla, perché sì. La nostra conversazione continuerà poi, perché parleremo di queste decisioni tra pochissimo con il collega anche Pino Gagliano durante la trasmissione del 60 News di questa sera. Le volevo chiedere sinteticamente, noi domenica siamo stati con le nostre telecamere, lei ha seguito sicuramente la gara che ho commentato io del Gioiosa, ho detto in chiave di commento che il Gioiosa non ha brillato come lei può confermare, però è stato importante aver ottenuto questi 3 punti, è d'accordo Scali? È perfetto, tutto perfetto quello che hai detto, però io ti posso dire una cosa, domenica il Gioiosa non ha brillato, però si è vista una squadra matura che può affrontare il campionato di promozione. Sicuramente perché? Sì. Perché prendendo 3 punti contro un Monte Paone che è venuto a Gioiosa con uno squadrone, con un portiere che, guarda, è il miglior portiere che ho visto io in assoluto, certo, Galeano. L'abbiamo detto. E quindi io ti dico, la domenica il Gioiosa non ha brillato, però sono arrivati 3 punti, che è la cosa fondamentale. Senza dubbio. In altre circostanze, con la Rizziconese, che abbiamo fatto un partitone, ma un partitone veramente, abbiamo preso solo 1 punto e abbiamo giocato molto molto meglio della Rizziconese, sì, e anche con la Mamer in casa, giocando benissimo in 2 partite, giocando benissimo abbiamo preso 2 punti, in questa, non brillando, abbiamo vinto la partita, meritatamente, perché poi alla fine noi abbiamo segnato, loro no, non è che è successo niente di altro, però abbiamo vinto la partita non brillando, hai ragione al 1000 per 1000 Nicodemo, quando uno dice la verità è sempre la cosa migliore, guarda. Bene, Scali, noi facciamo un in bocca al lupo al Gioiosa Ionica, soprattutto perché avete questo derby con il San Luca, incontrate l'ultima della classe, certamente non sarà una passeggiata, però credo che siete nelle condizioni di fare risultato. No, guarda, tutte le partite sono uguali, la prima e l'ultima, guarda, io penso che sono tutte partite difficili. Io l'unica cosa che voglio dire, mi dovete solo scusare per questo tono di voce che ho capiamo lo sfogo. Ma è una cosa, guarda, che non riesco veramente, io non riesco proprio a togliermela dal petto, ho un dolore al petto che non riesco a togliermelo, perché mi sento veramente deluso. Va bene, non va bene. Stia calmo, Scali, stia calmo e naturalmente sarà il Gioiosa poi a fare un bel regalo a tutta la dirigenza e anche a lei, magari
riuscendo ad ottenere una meritata salvezza, e poi chiaramente avrete modo di organizzare bene il prossimo campionato. L'augurio che sia così, Scali. Buona serata. Sì, una salvezza che sicuramente arriverà presto. Buonasera a tutti, ciao.